Sono contento, è un piacere rivederla. Francesco accoglie così oggi il cardinale George Pell. Atmosfera cordiale. Grazie. Grazie a lei, Santo Padre. Grazie a lei. Grazie della testimonianza. Il riferimento è al calvario giudiziario di Pell, condannato in Australia nel 2018 per abusi su minore, condannato in appello l'anno dopo e poi assolto da quell'accusa ad aprile scorso dall'alta corte australiana dopo oltre 400 giorni di carcere col marchio di pedofilo. È andata molto bene, dice lui, dell'udienza all'uscita da alcuni cronisti. Era dal 30 settembre che l'aspettava, una volta atterrato a Roma dall'Australia, sei giorni dopo le dimissioni shock del cardinale Becciu da prefetto della Congregazione per le cause dei santi, con rinuncia anche ai diritti del cardinalato. Dimissioni pretese dal Papa per l'opaca gestione dei fondi dell'obolo di San Pietro, quando Becciu era sostituto della Segreteria di Stato e Pell prefetto della Segreteria per l'Economia. Organismo istituito dal Papa proprio per farne il perno di una riforma delle finanze vaticane, di cui resistenze con cui Pell si scontrò e aspri dissapori con Becciu in particolare. Anche la riforma complessiva della Curia Romana, progetto affidato dal Papa al Consiglio dei Cardinali, attende di vedere finalmente la luce. Perciò Francesco si connetterà domani da remoto per fare il punto coi suoi sei cardinali consiglieri fra Italia, Germania, Honduras, India e Stati Uniti. È da febbraio scorso che la pandemia impedisce al Consiglio di riunirsi di persona in Vaticano.